ormai permettetemelo, ho questi 30 o 40 secondi, voglio dedicare a Marcuccini, che è davvero dalla prima volta io lo saluto, no, ci dispiace, sinceramente ci dispiace di cuore che vada via, sia perché come voi, come ha scritto un altro momento, comunque si è nata la lista Cilia, che va visto comunque merito, che ha dato una mano per capire come funzionava il Consiglio Comunale, non che gli altri non l'abbiano fatto, ma forse uno dei primi attori con cui si è parlato sono stati noi e Sandro Pezzini. E poi perché comunque, oltre, penso sia riconosciuto a tutti, una conoscenza politica, un'arte oratoria veramente importante, perché effettivamente, insomma, quando parli tutti ti si sta ascoltando, magari non si condivide, però insomma ti si sta ascoltando. A volte non divide il periodo. Questo succede spesso a noi. E quindi ti vorrei onorare di leggerti anche un pezzettino di mio. Sì, ormai... Presidente, a posto di essere un po' imbarazzato. Voglio leggere solo una parte, presumo sto abbia letto, di una rima, perché tutte le volte che si fa la rima in Consiglio Comunale che abbiamo dedicato la volta scorsa, ora non te la ridedico perché pensavo che ci fossi più al che l'abbiamo fatto per la volta scorsa. La notizia sensazionale che a noi tutti fa più male è quella certa immaginata di una bandiera mai nata. Pur sapendo i motivi siamo tutti molto schivi a raccogliere le dimissioni di uno di quegli omaccioni che ha discusso in maggioranza portando notizie e buon creanza. Poi l'ha messa all'opposizione dove ha guidato la rivoluzione, ha permesso a noi grillini di essere sempre più vicini, a incidere in comune e a cambiare quel costume che ha ridotto sta città a grandi intrami e infamità. Non va a piazza, ci stava prima. Sono sicuro che non abbia capito. Chi è sto tipo assai colpito? È un politico per gusti fini, lui è Massimo Marconcini. Quindi a lui vuoi dedicare tanti auguri da ascoltare. Buon lavoro allertato. Che il tuo lavoro abbia un buon varo. Che tanta gioia sia in tua vita, che la tua gloria sia infinita. Abbiamo perso un combattente, un vero uomo, un competente. E ti salutano con parole belle il gran gruppo a 5 Stelle. È stato per noi un gran piacere condividere banchi al consigliere. Quindi con questo volevo qualche cosa aggiungere e augurarti un buon lavoro. Quando mangi apro la porta per te, non ti preoccupare.